andremo un po' a vedere come produciamo le nostre tavolette bean to bar, quindi tavolette di cioccolato che produciamo a partire dalla fava di cacao, e andremo a vedere il motivo per cui tendo appunto a specificarvelo. Il nome Fattorio in realtà viene ripreso da questo testamento qui, che è uno dei più antichi testamenti della famiglia Bonaiuto, testamento del 1854, anno in cui Francesco Ignazio Bonaiuto, fondatore dell'azienda, decide di lasciare al figlio Federico il fattorio, che era già un laboratorio, e tutti gli strumenti di cui si necessitava per lavorare appunto il cacao. La prima cosa che noi facciamo al ricevimento del sacco è andare ad effettuare un controllo qualità, quindi andiamo a prendere un campione di fave, lo andiamo a sistemare nella ghigliottina, e questo strumento appunto con questo nome molto esplicativo ci permette di tranciare a metà la fava e quindi permette ai nostri artigiani di andare a vedere l'interno. Una volta constatato che le fave sono buone per essere utilizzate, si passa al processo di pulizia, ancora fatto così da noi manualmente. Una volta terminato anche il processo di pulizia, le fave vengono prese e inserite all'interno di quel forno, un forno a 6 livelli che permette ai nostri artigiani di andare a controllare temperatura e umidità. All'interno del forno andiamo quindi a tostare la fava, ed è un po' come avviene per il caffè. La tostatura è una delle fasi più importanti, perché è il momento in cui la fava va ad acquisire, oltre che il colore marrone, soprattutto il gusto amaro del cacao. E questo è l'aspetto che la fava poi assume una volta che viene appunto tirata fuori dal forno. Ok, quindi noi andiamo ad azionare il macchinario e il mio collega va ad inserire le fave all'interno della tramoggia. La tramoggia frantuma le fave e grazie ad un sistema di flussi d'aria il macchinario va ad aspirare la buccia, che è la parte più leggera, e è separata quindi automaticamente dalla granella. Quello che diciamo generalmente salta subito all'occhio è che dalla macina della granella non si ottiene in realtà una polvere, ma si ottiene una consistenza che è molto liquida, molto cremosa. E questo perché in realtà il cacao in natura è ricchissimo di burro. Quasi il 50% della composizione naturale è proprio burro di cacao. Per cui grazie alla presenza di questa sostanza grassa e al calore che si autogenera dalla macina, ciò che si ottiene è questa consistenza molto cremosa. Noi al momento abbiamo quindi ottenuto 100% massa di cacao. Questo è il motivo per cui all'inizio tour tendevo a specificarvi a partire dalla fava, perché generalmente diciamo che chiunque produce cioccolato inizia la produzione proprio dalla massa di cacao, quindi è quella che generalmente si importa, e da lì si inizia il procedimento. Iniziare dalla fava è un qualcosa che permette di controllare l'intero ciclo produttivo e al tempo stesso ti permette di decidere da te qual è il gusto finale del cacao da dare poi alla tavoletta. Cosa rende poi questo cioccolato diverso dalle altre tipologie? Il fatto che venga appunto lavorato a questa temperatura massima di 45 gradi, quindi sostanzialmente che viene lavorato con una lavorazione proprio a freddo, a bassa temperatura. Questo ci permette di andare a preservare tutte le proprietà e tutti i 360 aromi che il cacao ha in natura. La conseguenza è che lo zucchero non arriva a sciogliersi, per cui rimanendo integro va a conferire questa struttura granulosa tipica di questo cioccolato. Vi facciamo vedere adesso la fase di battitura, fase tipica di questa lavorazione ancora così fatta da chi magari produce un minor quantitativo di cacao. Si va a mettere il cioccolato in formina e questo è il movimento che si effettua. Come vedete, ci permette di ottenere una superficie che è totalmente liscia e totalmente omogenea. Questo proprio perché grazie a questo movimento di battitura noi riusciamo a dare omogeneità al prodotto e permettiamo ad ossigeno e burro di cacao di affiorare in superficie.
questo poi il risultato. Tutto ha inizio. Man mano ovviamente si è andate a creare delle altre tavolette che sono state poi aromatizzate con spezie naturali, quindi scorza d'arancia, le noci di zenzero, scorza di mandarino, piuttosto che lasciate in purezza, quindi fatte solo con cacao e zucchero. Ora la figura del signor Franco Luca, quindi l'uomo che sta sulla destra, che rappresenta la quinta generazione della famiglia. Quello che sta invece sulla sinistra è l'attuale titolare della dolceria, quindi la sesta generazione. Come vi dicevo, in realtà è stato grazie al signor Franco se oggi questo cioccolato è proprio così conosciuto, proprio perché lui negli anni 90 si rese conto che era un cioccolato che tutti amavano, mentre qui si stava totalmente perdendo la tradizione e l'usanza. Quindi lui intorno agli anni 90 decide di intraprendere un percorso di riscoperta, di rivalorizzazione del prodotto, e quando partiva per i suoi viaggi magari portava con sé le tavolette storiche, cannella e vaniglia, e le andava a distribuire alle persone raccontando loro di questo cioccolato che si faceva a Monica. Quindi lui non parlava mai di cioccolato con aiuto, proprio perché secondo lui la chiave del successo stava nel connubio del prodotto al territorio. Considerate che negli anni 90 i social media a malapena venivano utilizzati e non c'era tantissima pubblicità come oggi. Quindi poi grazie a questo processo di passaparola si è arrivati a quello che praticamente si ha oggi. Nel 1992 a Modica c'erano solamente 3 produttori di cioccolato, noi compresi, mentre oggi a distanza di quasi 30 anni siamo praticamente più di 50. Quindi è un grosso quantitativo che proprio ha cambiato in modo assolutamente repentino nel tempo. Dunque, in assaggio troverete tutti il pezzetto appunto del chihuahua, quindi questo cioccolato che abbiamo appena prodotto. Il colore bianco, che appunto è il colore più comune in tutta Italia, mandorle pelate, caratuomo, zucchero e miele. Un torrone un po' più ambrato, fatto con le mandorle tostate, lo zucchero e il miele, e un altro ambrato più o meno allo stesso modo ma tutto confinato, che è la cobalta, il torrone più tipico da noi soprattutto durante le vacanze natalizie, fatto con semi di sella, zucchero, miele e mandorle. Un altro torrone un po' tutto sfilacciato, che è proprio l'aranciata, che è un torrone fatto con scorza d'arancia, cotta nel miele, e poi la panatiglia, il biscotto tipico per antonomasia di Monica, che ha all'interno come principali ingredienti il cioccolato, la cannella, le mandorle, i chiodi di garofano, ma anche